puntualissimi come ogni domenica sera, tutto Calcio Puglia, il format dedicato al calcio pugliese a 360 gradi, non tralasciando davvero nessuna categoria. Questa sera il nostro ospite, il nostro esperto di calcio e il nostro addetto ai lavori in questo caso, che andiamo subito a salutare, è il presidente del Nardò. Non è stata una giornata positiva, ma al di là del risultato è stato veramente disponibile a essere con noi, perché non commenteremo solamente il Nardò, ma commenteremo ovviamente, come dicevamo, tutto il calcio pugliese di quest'oggi. Non c'è Lecce, non ha disputato la Serie B le sue gare nella giornata di ieri, quindi oggi avremo CD ed eccellenza da commentare, da vedere highlights, gol e sala stampa, la voce ai protagonisti. Vado subito a salutare il presidente del Nardò, Salvatore Donadei. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie direttore, grazie a voi. Poi gli impegni si prendono e si mantengono a prescindere dal risultato della squadra, insomma, della propria squadra. Quindi grazie a voi. Benissimo, e allora andiamo velocemente. Io non so se, Presidente, hai un monitor per cercare di vedere anche gli highlights e commentarli con noi, ma se non dovessi averlo, puoi ovviamente ascoltare anche le parole dei nostri colleghi nella descrizione dei servizi. E dunque, cominciamo oggi con il Bari. Bari di cui il gruppo editoriale di Stante quest'anno ha acquisito i diritti per la trasmissione di 5 gare in diretta della squadra biancorossa, ma anche per le differite delle gare. Quindi questa sera alle 22:30 su Antenna Sud ci sarà il match appunto del Bari, che ha vinto oggi, ricordiamo, per 3-0 con la Viterbese, ma prima non perdetevi il nostro Tutto Calcio Puglia, ovviamente anche ai tifosi del Bari. Sì, dicevamo così bene perché il Bari oggi ha veramente dettato legge al Rocchi di Viterbo. I biancorossi infatti hanno chiuso la pratica già nei primissimi 45 minuti. Inter Laziale infatti è terminata 0-3. Sentiamo. Bari nel segno del 3-3 come gol segnati alla Viterbese, come le vittorie esterne consecutive e come le marcature in campionato di Mirko Antenucci, che raggiunge Daniele Celiento in vetta alla classifica marcatori dei biancorossi. Nel Lazio la squadra di Auteri chiude la pratica nel primo tempo, porta a casa l'intera posta in palio e sale a 10 in attesa del turno di riposo e del derby contro il Monopoli di mercoledì 21. Al Rocchi il tecnico di Floridia ripropone nell'undici iniziale di Cesare Sabbione, Bianco Dorazio e D'Ursi per Minelli, Perrotta, Lollo, Semenzato e Candellone rispetto alla sfida contro la Cavese e può subito esultare al quinto minuto. Maita ispira Ciofani che dalla destra mette il pallone in mezzo dove la difesa di casa buca e Mirko Antenucci, proprio come a Cava, approfitta e porta in vantaggio i pugliesi. I ragazzi di Auteri controllano, al 23esimo con Marras sfiorano il raddoppio e commettono qualche sbavatura come questa che al 35esimo favorisce Tunkara che sfruttando l'assist di Bensaia calcia verso la porta sfiorando il palo. Il Bari però è troppo esperto per lasciarsi sfuggire il match di mano. Marras sfruttando un lancio dalle retrovie di Frattini al 38esimo impegna Daga in uscita. Il bell'intervento del portierino Scuola Cagliari però non basta ad evitare il raddoppio che arriva proprio sugli sviluppi del corner. Traversone di Dorazio e di Cesare di testa incorna perfettamente per il 2-0. Sul finire del primo tempo Antenucci apparecchia la tavola per D'Ursi che si inserisce perfettamente e fulmina Daga per la terza volta. Nella ripresa i biancorossi risparmiano energia, amministrano il risultato. Al minuto 84 Frattali nega da campione la gioia del gol a Tunkara. Permane lo 0-3, va bene così, Auteri si prende 3 punti e guarda avanti, il traguardo secondo il mister è ancora lontano, ma il suo Bari ha risposto ancora una volta presente. Presidente Donadei, questa può essere definita la stagione del Bari come organico, ma anche come partenza, ma anche come allenatore. Insomma, pare che ci siano tutti i presupposti affinché il Bari quest'anno possa davvero provare la risalita in Serie B, nonostante sia tallonato già dalla Turris. Diciamo che dopo la cocente delusione di qualche mese fa dei playoff, andati insomma come tutti sappiamo, la società di De Laurentiis ha fatto un ulteriore sforzo rispetto a quanto già non avesse fatto l'anno prima, perché per dare insomma al nuovo mister, peraltro un mister molto bravo, di grandissima esperienza, è un organico veramente non solo di tutto rispetto, ma che davvero non possa e non debba avere nessun tipo di, diciamo, di problema, insomma, sul campo. L'inizio è stato scoppiettante e oggi addirittura è bastato, insomma, un tempo sostanzialmente per mettere in cassaforte il risultato anche in un modo largo.
Quindi credo che insomma, l'inizio per il Bari e i suoi tifosi sia veramente foriero di una stagione esaltante e trionfale. Naturalmente questo nelle premesse rispetto all'inizio. Poi il calcio, tu direttore mi insegni che insomma, le partite bisogna sempre giocarle ed è sempre il campo che dice la verità. Certamente l'inizio è trionfale e probabilmente il Bari continuerà così, l'organico ce l'ha, la società ce l'ha, tutto per stravincere il campionato. E allora andiamo ad ascoltare insieme le dichiarazioni di Auteri, quest'anno stranamente ancora, speriamo di continuare a vederlo così, non è venuto fuori il suo carattere vulcanico, l'abbiamo già detto nelle altre trasmissioni, ha commentato così questa vittoria. Ma siamo un po' cresciuti come continuità, sempre un buon approccio alla gara, poi l'abbiamo gestita bene. Ogni gara è diversa dalle altre, questa è una partita che sotto tanti punti di vista era come quella di Cava, perché pure la Viterbese ha cercato di aggredirci, noi siamo stati molto bravi a uscire dalla loro aggressione rapidamente. Abbiamo creato i presupposti e le situazioni per poter passare in vantaggio, l'abbiamo fatto, abbiamo rischiato poco, pochissimo, anche se loro sono una buonissima squadra, ben allenata, ben organizzata, vincere non è mai facile, oggi l'abbiamo fatto bene, soprattutto siamo stati bravi nell'eludere la loro aggressione. Certo che è importante, abbiamo tante cose da migliorare dal punto di vista individuale, perché poi alcuni sono arrivati un po' in ritardo e quindi hanno necessità di lavorare. Lavorare insieme fa sempre bene, adesso veniamo da questo ciclo di partite molto ravvicinate, faremo 2 giorni di riposo, non per tutti perché è un gruppo di 6-7, gli ultimi arrivati lavoreranno già da martedì, riprenderemo mercoledì e prepareremo una partita di Monopoli. Vabbè, voi fate questo lavoro e quindi analizzate giustamente e chiaramente dati statistici. Io non, cioè non vedo problematiche, anche nei gol che abbiamo subito, sono stati figli di situazioni particolari, ma ciò che conta è l'equilibrio che noi manifestiamo in queste gare, siamo sempre stati equilibrati. Bene, allora siamo sempre stati equilibrati, dice Auteri. Proseguiamo con la Serie C perché non è proprio un bel momento quello che vive la Virtus Francavilla. Ecoban infatti è illuso ai biancazzurri, nel finale però la Juve Stabia ha ribaltato la contesa, Almenti infatti è terminata 2-1 per i padroni di casa. Il servizio di Stefano Di Bella. Una sconfitta che lascia davvero tanto amaro in bocca. La Juve Stabia si impone per 2-1 contro una Virtus Francavilla che Almenti di Castellammare ha fatto comunque una gara positiva, o almeno finché si è giocato in parità numerica. Infatti sono i biancazzurri che al terzo minuto sono pericolosi con Perez che mette i brividi a Tomei che di testa respinge sul primo palo. Piove sul bagnato poi in casa Virtus Francavilla 10 minuti dopo, quando esce anche Perez per infortunio ed entra invece Ekuban. L'ultima azione del primo tempo è tutta di Marca Stabiese con un colpo di testa di Romero che Crispino fa suo senza particolari problemi. Nella ripresa la Virtus Francavilla a sbloccare subito il risultato dopo appena 5 minuti. Ekuban è bravo dagli sviluppi di un calcio d'angolo a insaccare la palla alle spalle del portiere per il gol che vale l'1-0 per i biancazzurri. Al 54esimo Mastro Pietro cerca un pallonetto e per poco sfiora anche il bis sul capovolgimento di fronte e Sparandeo che ferma con un falmo da ultimo uomo Cernigoi, rosso diretto e punizione dal limite per i padroni di casa non sfruttata però dalle Vespe. Anche se al 66esimo si rivede in campo Pambianchi dopo praticamente un anno di stop. A 10 dalla fine inizia la ribalta del Juve Stabia. All'80esimo Garattoni risolve una mischia in aria e fa 1-1. E poi, alla fine, in pieno recupero al 92esimo, arriva anche il gol del definitivo 2-1 per le Vespe. Romero di testa sfrutta un innocuo pallone in aria e firma il sorpasso che vale il vantaggio definitivo per la Juve Stabia. Un'altra sconfitta per la Virtus Francavilla che resta un punto appaiata in fondo alla classifica. Partenza davvero difficile questa per la Virtus Una sconfitta. Francavilla, nonostante ci sia tanto rammarico, perché nella match di oggi Trocini ha detto che il match è stato giocato davvero bene e poi brucia proprio questa sconfitta giunta al 93esimo circa. Ascoltiamo il tecnico Trocini, la voce dei protagonisti e poi commentiamo con il presidente Donadei. Una sconfitta che brucia per come è arrivata praticamente nel finale, ecco, forse bastava un pizzico di attenzione in più come quella che ha chiesto lei in questi giorni. Ma
Grandissima amarezza. Grandissima amarezza perché questa è una partita, a mio avviso, giocata benissimo finché siamo stati in parità numerica. Dopo, ovviamente, con l'uomo in meno si è sofferto, loro hanno messo, avevano quattro attaccanti, gli ultimi minuti hanno messo gente di grande fisicità, ancora di più, mettendo un difensore centrale a fare gli attaccanti, ogni volta buttavano la palla in aria, avevano 4-5 giocatori, il più basso era 1,90 m. E su due situazioni del genere ovviamente abbiamo pagato, non so se è questione di disattenzione perché la devo rivedere. Chiaro che quando giochi con la Juve Stabia, giochi per 40 minuti in 10, vengono così tanti uomini in aria, ripeto, il più basso è 1,90 m veramente, c'erano 4-5 giocatori veramente grandissimi, pagavamo in centimetri in questo senso e quindi si è sofferto. Chiaro che sarebbe stato opportuno provare a reggere ancora di più, non ci siamo riusciti purtroppo dal punto di vista numerico avanti Perez l'abbiamo perso dopo mezz'ora, Vasquez si è fatto male domenica, non era a disposizione, avevamo anche pochi cambi in mezzo al campo visto che comunque Zenuni ha avuto un problema muscolare anche lui, e abbiamo nonostante tutto avuto la palla del 2-0 con Mastro Pietro. Purtroppo non siamo stati fortunati in questo, è enorme amarezza per il risultato perché veramente la squadra a mio avviso non meritava questa sconfitta. Ha cambiato tanto oggi, forse dei cambi anche inevitabili dati le tante partite in pochi giorni, nonostante questo la squadra ha comunque risposto bene al di là poi di quello che è stato il risultato negativo, si è sbloccato anche Kuban, una liberazione anche per lui, no? Sì, sono contento del gol di Kuban. La squadra ha giocato bene, finché siamo stati 11 contro 11 per 65 minuti, 60 quello che è stato, abbiamo giocato bene, abbiamo creato, abbiamo tutto il campo bene, abbiamo permesso qualche tiro da fuori, se non mi sbaglio qualche cross, nulla di più. È chiaro che c'è da commentare due tipi di partite, una quando eravamo in 11, un'altra in 10. Abbiamo provato a tenere due attaccanti per 10 minuti, un quarto d'ora, dopo loro hanno messo ancora giocatori offensivi, si sono messi con un 4-2-4 e hanno preso campo, gli ultimi minuti hanno messo un difensore centrale di 2 metri, Kodromaz, è chiaro che tutte situazioni di mischia in aria dove i centimetri hanno fatto la differenza, mi dispiace veramente per i ragazzi, e niente, dobbiamo però reagire, tirarci su perché non c'è altra strada assolutamente. Bisogna reagire e tirarsi su perché non c'è altra strada, che il campionato è anche tanto lungo. Presidente Donadei, allora, questa Virtus Francavilla è una gran bella squadra naturalmente, però qualcosa non sta funzionando. Il campionato è lungo certo, però servono i punti per la classifica e per il morale e non ci sta riuscendo, mister Trocini. Secondo te cosa non sta funzionando? Ma io credo che il mister Trocini, come gli capita sempre, devo dire, è stato molto lucido nell'analisi. E sicuramente non si può regalare un uomo alla Juve Stabia in casa sua. E la Juve Stabia è una squadra molto fisica, l'ha sottolineato il mister, e questo è stato patito parecchio dalla Virtus Francavilla. Io credo che in generale la Virtus abbia una buonissima squadra, e ha bisogno di tempo sicuramente, siamo agli inizi, vedi, questo vale per la Lega Pro, vale per noi, poi parleremo anche di noi, e quindi diciamo in questo inizio spesso vedo essere determinanti degli episodi, ovviamente non sono scuse, non sono albi per nessuno, però è questa la realtà delle cose. E effettivamente poi ci sono anche, diciamo, partite e periodi in cui le cose vanno tutte bene ad una squadra e tutte male ad un'altra o ad altre, e ribadisco, non sono scuse, è che anche il calcio va così, si tratta di episodi, oggi sicuramente di episodi, e in particolare quello dell'espulsione, che peraltro da quello che ho visto nelle immagini ci stava tutta, insomma, però è stato comunque un episodio che ha certamente determinato e comunque condizionato pesantemente l'esito della partita. In generale credo che la Virtus si potrà assolutamente riprendere, una grande società, una forza morale nella squadra, nel gruppo, un grande allenatore, per cui sono sicuro che farà il suo da qui per il prosieguo del campionato, per tutto il prosieguo del campionato.
E allora passiamo a vedere invece le immagini che ci fanno vedere il Monopoli. Un Monopoli che scivola nuovamente purtroppo tra le mura amiche dei veneziani. Il Teramo si impone con il risultato di 2-0. Di solito il buongiorno si vede dal mattino e in effetti se Ilari cerca e trova il gol che sblocca il risultato dopo 2 minuti vuol dire che per il Monopoli non è proprio serata. Finisce 0-2 in favore del Teramo, la sfida valida per la quarta giornata del girone C. Scienza schiera l'attaccante Marilungo dal primo minuto puntando sul consolidato 3-5-2. Solo 2 giri di lancette e gli ospiti, come dicevamo, passano in vantaggio. All'ottavo minuto ci prova Paolucci ma la sfera finisce alta sulla traversa. Passano 19 minuti e il Teramo raddoppia e sempre Bombaggi che delizia con i suoi assist, ma questa volta è Costa Ferrera a metterla dentro. 0-2 e Monopoli stordito. L'acciaccato Giosa fa spazio a Bastrini. Sul finire del primo tempo è sempre Costa Ferrera a rendersi pericoloso. Pugliesi non pervenuti. Nella ripresa la musica non cambia perché la squadra di Paci è a tenere il possesso palla. Al 60esimo Pinzauti impegna Pozzer che questa volta risponde presente. Scienza le gioca tutte, fuori Bastrini, Marilungo e Starita, dentro Guillebre, Montero e Samele, ma il risultato non cambia all'89esimo. Teramo in 10 per l'espulsione di Diakité, ma Giorno su calcio di punizione che ne consegue non riesce nemmeno ad accorciare le distanze. Triplice fischio, il Monopoli resta a 3 punti e sembra la brutta copia della passata stagione. Il tempo per rimettersi in piedi però non manca. Ed è difficile anche la partenza del Monopoli, un po' come sta accadendo alla Virtus Francavilla. Intanto questa sera il Foggia sta giocando allo Zaccheria con il Potenza. È finito il primo tempo, il Foggia è in vantaggio per 1-0. Descrivici quanto accade. Attilio Scarano, buonasera, ben ritrovato. Ciao Cristina, buonasera a voi. Dicevi bene 1-0 il risultato che sta maturando qui a Foggia sul green dello Zaccheria tra appunto Rossoneri e Potenza. Primo tempo terminato 1-0 grazie al gol di Gabriele Germino, arrivato sul finire del primo tempo, precisamente al 43esimo, prima mezz'ora anche di più volata via senza grandi occasioni. Al 42esimo un'occasione per Volpe che in area non è riuscito a usufruire, a sfruttare bene, un cross dalla destra di Coccia. Al 43esimo la risposta del Foggia con D'Andrea, un destro a giro molto interessante in area, è volato Marchegiani a schiaffeggiare la sfera. Da quel calcio d'angolo è nato proprio il gol del Foggia, il cross di Curcio, la sponda di Gentile che veniva incontro al pallone, poi il tap-in vincente proprio del difensore, classe 98 del Foggia. Sul finire del primo tempo una risposta importante del Potenza con Ricci che in aria al volo di destro, una chance molto importante da ottimissima posizione, ha sparato però addosso al portiere Fumagalli. Secondo tempo che è iniziato da appena 48 secondi, ricordiamo il risultato 1-0 sarebbe molto importante per il Foggia per partire bene e lasciarsi alle spalle, almeno provarci le tante critiche, il clima di contestazione che c'è da parte della tifoseria dopo un'estate decisamente difficile che in ultimo ha portato a mangiarci 2 allenatori, prima Capuano, poi Maiuri, adesso c'è Marco Marchioni, momentaneamente non in panchina per il mancato tesseramento che ancora non è stato possibile effettuare, c'è Cau, però di fatto è lui il nuovo allenatore del Foggia. Secondo minuto del secondo tempo che è partito da pochissimo, di fatto senza nessun nuovo cambio, il risultato è sempre quello di 1-0. Vado a ricordare velocemente la formazione del Foggia: 3-5-2, Fumagalli tra i pali, Germinio, Gavazzi, Agnelli e Anelli, scusate, in difesa Di Masi, Gentile, Salvi, Vitale e Calombò. Vitale per l'occasione capitano, in attacco la coppia Curcio, D'Andrea, a voi. Grazie, grazie ad Attilio Scarano. E allora, tra poco andremo a vedere e a sentire anche Antonio Bellacicco da Biceglie. Biceglie che questa sera sta incontrando la temibile Turris, ma adesso andiamo a vedere invece quanto accaduto quest'oggi nel campionato di Serie D Girone H e qui vediamo anche risultati e classifica di questa terza giornata. Vediamo con l'ausilio della grafica ovviamente i risultati. Il Cerignola ha perso tra le mura amiche per 1-0 ad opera della Francavilla Insinni. L'Altamura ha battuto il Picerno, anche qui blitz dell'Altamura per 2-1.
Bitonto Molfetta 2-1, Brindisi ha battuto il Nardò per 3-1, Casarano Fasano è finita 2-0, Lavello Portici 3-0, Puteolana 1, Taranto 3, e Real Aversa Gravina 2-1, Sorrento Fidelis Andria 2-1. La classifica vede in testa a punteggio pieno con un punto di penalizzazione il Brindisi con 8 punti, 7 punti segue il Casarano insieme alla Team Altamura, il Taranto e il Sorrento, e a 6 punti troviamo il Lavello, il Francavilla Insinni, a 4 il Picerno, la Fidelis Andria, a 3 Gravina, Molfetta e Bitonto, oltre a 3 punti per la Puteolana e il Reale Aversa, 2 punti per il Celignola, 1 punto per il Portici e il Fasano. Purtroppo a 0 punti ancora il Nardò. E allora, Presidente, prima di commentare non solo la classifica ma un po' quanto accaduto oggi nella partita, vado a dare la linea velocemente al collega che si trova al Ventura di Bisceglie per questo Bisceglie Turris. Allora, Antonio Belacicco, buonasera, ben ritrovato, come sta andando? Sì, buonasera a te Cristina, ben ritrovati qui da Bisceglie. Ormai siamo nel corso dell'ultimo minuto di gioco, al 94esimo sono stati assegnati 4 minuti di recupero. Ricordiamo la partita iniziata alle ore 20 in questo posticipo della quarta giornata, che per il Bisceglie in realtà è la prima giornata di campionato. Bisceglie sotto di un gol contro la sorprendente Turris, avanti grazie a una rete messa a segno da Giannone al minuto 41, una rete arrivata dopo una grande parata di Spurio precedentemente su Pandolfi, poi appunto è arrivato il tap-in di Giannone e lì Spurio non ha potuto nulla. Il Bisceglie ci ha provato in questa ripresa, in particolar modo con un'occasione capitata sui piedi di Lauria su assist del neo entrato Rocco, però davvero troppo poco per impensierire una Turris che difensivamente è una squadra solida e non a caso sta per volare a quota 9 punti in classifica sui 9 a disposizione, ed è una squadra che a questo punto può insidiare anche il Bari nelle parti alte della classifica. Benissimo, grazie ad Antonio Belacicco che io non sento più, giustamente parlavamo di questa Turris temibile già ad inizio trasmissione. Torniamo in Serie D, abbiamo visto risultati e classifica e andiamo a commentare con il presidente del Nardò, cominciando proprio da questo Brindisi Nardò che è finita 3-1, al di là di tutto non è la partenza che ci si attendeva, presidente, per il Nardò. Sì, sicuramente non è la partenza che ci attendevamo e siamo molto, molto, molto delusi, siamo molto sorpresi anche da questa partenza negativa, però devo dire anche con tutta onestà, senza che questo assolutamente suoni come alibi nella maniera più assoluta, sappiamo bene di che cosa stiamo parlando, ma non ci aspettavamo più che altro di giocare le prime 3 partite di campionato, che già di loro erano belle toste, perché il calendario è stato sicuramente ingeneroso con noi da questo punto di vista. Non ci aspettavamo di affrontare le prime 3 partite di questo campionato di difficile sostanzialmente senza 4, 5, 6 over, cioè giocatori presi quest'anno e sui quali noi puntavamo e puntiamo per un campionato tranquillo. Perché poi questo, chi non segue le vicende del Nardò o chi non è molto addentrato nelle nostre cose, probabilmente diciamo poi fa delle analisi anche incomplete, non voglio dire sbagliate, ma incomplete. Per cui teniamo conto che anche oggi praticamente siamo partiti senza De Giorgi, Romeo, Zappacosta, Granato, si sono fatti male quelle cose della partita Potenza e Trinchiera. Stranieri stessa ha fatto 25 minuti con un occhio chiuso, un occhio solo, perché ha preso una botta nell'occhio. Quindi voglio dire, alla fine abbiamo concluso con 8 under, se non sbaglio, in campo. Ribadisco, non sono assolutamente scuse, sono delle constatazioni, delle analisi serie che almeno noi come società responsabile, e credo che in quanto responsabilità abbiamo dato dimostrazioni oggettive ed importanti già nella passata stagione, noi come società responsabile dobbiamo fare. Poi capisco l'amarezza dei tifosi, accetto le critiche, accettiamo le critiche, quelle costruttive e quelle serie, rimandiamo agli autori gli insulti, quelli non ce li prendiamo, non ce li meritiamo, non li accettiamo,
Chiediamo ai tifosi veri, e sono la stragrande maggioranza, di starci vicino in questo momento comunque molto delicato, anche perché il tifoso vero e la società come dire, credibile e seria e responsabile come il gruppo vero si vedono in questi momenti. Nell'anno scorso abbiamo già affrontato 1000 di questi momenti con una squadra che non era minimamente paragonabile a quella di quest'anno, con una situazione anche societaria che andava ad ereditare situazioni scabrosette della precedente gestione e che poi ha brillantemente, a cui ha brillantemente rimediato. Quindi siamo perfettamente consapevoli che, come dicevi tu nella domanda oltremodo pertinente, non era l'inizio che tutti ci aspettavamo, però siamo altrettanto consapevoli dei perché di questo inizio, diciamo, infausto, e sappiamo esattamente che cosa andare a fare. Assolutamente. Allora, siccome non abbiamo dubbi da questo punto di vista, ti chiedo invece se ti aspettavi un Brindisi a punteggio pieno dopo 3 giornate. No, francamente non mi aspettavo, ma credo che non se l'aspettassero nemmeno gli amici di Brindisi, insomma, e quindi non c'è altro da fare che i complimenti. L'ho già fatto oggi, insomma, di persona a tutti quanti, a Montella, a De Luca, allo stesso Vangone in tribuna, per cui veramente complimenti, hanno fatto un buon mercato, hanno preso un allenatore che noi conosciamo bene, perché l'anno scorso l'avevamo preso noi, insomma, prima di Foglia Manzillo. E credo che la piazza di Brindisi, come la piazza di Nardò, siano piazze importanti che esaltano diciamo, i progetti belli, quelli ambiziosi, per cui veramente complimenti. Non so francamente se sia una squadra attrezzata per durare in questo modo, o meglio in questo modo proprio credo di no, perché dovrebbe vincere tutte credo che questo sia difficoltoso, insomma, per chiunque. Però certamente ha avuto un inizio sorprendente in positivo e noi, insomma, gli facciamo i complimenti. E allora andiamo a vedere gli highlights di Brindisi Nardò, il servizio griffato da Davide Cucinelli. Qui sta la terza vittoria consecutiva in altrettante gare disputate e conserva la vetta solitaria della classifica. Per il Nardò buona prestazione, ma ancora 0 punti in classifica, con le numerose assenze che stanno incidendo sull'avvio di stagione della formazione neretina. Parte bene la formazione ospite, dopo 4 minuti punizione dalla destra, colpo di testa di Trinchera con la sfera che termina di poco sul fondo. Al primo vero affondo 3 minuti dopo però è il Brindisi a passare in vantaggio, complice un errore di Milli che non trattiene il pallone. Cerone deve solo depositare in rete. Il Nardò subisce il contraccolpo e il Brindisi prova ad approfittarne, insiste al 22esimo con Boccadamo, complice una deviazione, trova anche il raddoppio. Alla mezz'ora però il Nardò riapre le sorti dell'incontro. Bravo Potenza dalla sinistra con una serpentina ad andare sul fondo e a mettere la sfera al centro per Caputo, che trova il gol del 2-1. Passa un solo minuto, lancio per Palazzo che ci prova sotto misura, mandando però sul fondo. Al 34esimo è ancora Potenza che ci prova con un'azione personale e bravo la Cirignola, attento alla deviazione. Nella ripresa ancora Nardò, subito in avanti al 5° minuto, punizione di Scialpi, devia la Cirignola che mantiene il Brindisi in avanti. Al 16esimo Boccadamo serve con un lungo cross Palazzo che ci prova in sforbiciata, spettacolare ma non inquadra lo specchio della porta avversaria, il tiro del calciatore biancazzurro. Al 21esimo ci prova ancora Palazzo, questa volta è la traversa e la linea della porta avversaria a negargli la gioia del gol, che però arriverà al 38esimo con un discusso calcio di rigore concesso dal direttore di gara in favore della formazione brindisi. Dal dischetto proprio Palazzo non sbaglia e sigla il 3-1 definitivo, con il quale il Brindisi conserva il primato e conquista altri 3 punti. Lo rivedremo domani sera nel corso anche del format dedicato al Brindisi alle 22, a proposito passione Brindisi. Però davvero 10 secondi al presidente Donadei. Intanto il collega Cucinelli diceva un discusso calcio di rigore, non c'è stata tanta contestazione forse, che cosa ne pensi?
No, il rigore, voglio dire, già dal vivo, questo giusto perché me lo chiedi, Certo. ma lo dico anche come sempre con la massima serenità, il rigore ce l'ha visto solo l'arbitro, perché Stanier era fermo, e mi pare che era Nives che gli è andato incontro, è stato bravissimo a cercarsi il rigore, ad ottenerlo, ma il rigore è assolutamente inesistente. Io l'ho rivisto anche dopo in televisione ed ho avuto la conferma di quello che era stata l'impressione proprio dal vivo. Diciamo che anche con gli arbitri in queste tre partite non siamo stati, diciamo, molto fortunati. Naturalmente non sono stati determinanti sul risultato, questo sia chiaro, Certo. sempre perché qui nessuno vuole fare la vittima, non siamo proprio le persone e i dirigenti che cercano alibi in nessuna maniera, però certamente anche negli arbitraggi non siamo stati fortunati né a Sorrento né col Picerno in casa né tantomeno oggi. Quindi si è già meritato di vincere, anche questo dico a scanso di equivoci, noi siamo stati... Loro sono stati molto più bravi di noi negli episodi e noi non siamo stati bravi come loro negli episodi perché continuiamo a fare degli errori proprio in termini di attenzione, secondo me. E quindi diciamo, questo dice, parlare dell'arbitro e del rigore assolutamente non vuole togliere nulla No, al. era giusto perché nel calcio va così esaminato un po' tutto e quindi è anche bello per questo, insomma. Sì, però sai Cristina, poi mi devo sentire dire, devo leggere il presidente dopo tre partite 0 punti, continua a fare gli arbitri. Ecco, no, questo lo dico a scanso, siccome No, era giusto qualcuno non perché volevamo capisce, commentare un gesto tecnico, siccome qualcuno non capisce o fa finta di non capire, allora è bene spiegarglielo, insomma, come Assolutamente, dire. assolutamente. Allora andiamo a vedere invece il Taranto che ha vinto facile sulla Puttolana ed era anche prevedibile alla vigilia, è finita 3-1 il servizio di Enrico Losito. Un Taranto concreto e cinico ottiene la sua prima vittoria in trasferta della stagione sul neutro di Torre Annunziata, batte 3-1 la Putiolana, il tecnico la terza cambia modulo di partenza e 4-4-2 con Straqualursi dall'inizio, non ci sono Quadro e Falcone, il resto è quello di sempre. I rossoblu in maglia bianca passano in vantaggio dopo pochi minuti dal calcio d'inizio, al terzo cross di Boccia, testata velenosa di Santarpia, pallone che si insacca, fil di palo, Putiolana 0, Taranto 1. Al 29esimo c'è un assolo di Lagzir, il marocchino va in slalom alla conclusione di sinistro, ma il pallone termina sull'esterno della rete. Il pari dei Granata giunge nel momento inaspettato. Al 33esimo un'incursione di Piacente che trova lo spiraglio giusto in diagonale per battere Sposito ed è 1-1. C'è ancora qualche brivido nella prima frazione di gioco. Al 37esimo c'è un traversone di Straqualursi dalla riga di fondo con Monteleone che sfiora l'autogol. Al 43esimo la Putiolana in contropiede sfiora il vantaggio, se ne va De Rico sulla corsia Mancina, mette in mezzo un pallone per la corrente Festa che di piattone manda sul fondo. C'è tempo ancora per Serafino che trova in area di rigore Rizzo, il difensore centrale svetta ma colpisce con la parte alta della fronte e il pallone termina alto. Si va a riposo con il risultato di parità nella ripresa. Il Taranto torna in vantaggio, fa le prove generali al terzo minuto. Lagzir che scalda i guantoni di De Lucia. 5 minuti più tardi, all'ottavo, punizione violenta di Marsili, deviazione decisiva di Straqualursi per l'argentino, prima rete in campionato ed è sua la firma. Al 26esimo la Puttolana ci prova dalla distanza, ma la sventola di Soprano viene respinta da Sposito. Il Taranto fissa il punteggio sul 3-1 al 90esimo, punizione ancora di Capitan Marsili sulla testa di Alfa Game, entrato in campo da poco, che firma il 3-1 finale. Il servizio era griffato dal direttore Gianni Sebastio, con cui mi scuso ovviamente. Allora, tra poco andremo ad ascoltare anche le dichiarazioni post partita del Brindisi e del Taranto, però prima vado dal presidente Donadei a cui chiedo, questo Taranto forse dopo un po' di stagioni e quest'anno ha iniziato in sordina il suo mercato, la costruzione di questa squadra e in realtà anche la scommessa, tra virgolette, allenatore, non un nome altisonante, ma un allenatore che fino a questo momento aveva fatto bene nella sua città, Fasano, una grande scommessa, al momento sta dando ragione al presidente Giove. E qui io mi sbilancio e dico, perché lo penso da prima dell'inizio del campionato, ne ho parlato spesso con i miei compagni di società, che il Taranto durerà in questo campionato di vertice e farà un campionato di vertice. E dalla vigilia del campionato, che l'ho messa tra le mie favorite, insieme a Casarano, è proprio questo.
partire a pari basti, se non proprio spenti. Questo puntare molto su ragazzi, diciamo, molto bravi, non giocatori di nome. Questo partire senza la solita pressione, che poi a Taranto è veramente tanta, e quindi quando le cose vanno bene è clamorosamente bello tutto, ma quando le cose non vanno benissimo tutto poi diventa un boomerang. Io credo che per tutte queste ragioni, per tutte queste premesse iniziali, il Taranto farà bene fino alla fine e sarà protagonista fino alla fine. Hai sottolineato tu la bontà del tecnico, tattica del mister di La Terza, che insomma ha dimostrato la sua bravura in tutti questi anni a Fasano, e la società è sempre una grande società, e quindi proprio mancando questa, diciamo, pressione iniziale, io credo che insomma l'inizio buono si debba a questo, e credo che sia molto importante e possa durare in questo suo diciamo campionato positivo. E allora, prima di passare a vedere anche le immagini di Bitonto Molfetta, quindi continueremo con la Serie D, andiamo ad ascoltare questo treno di post partite, prima De Luca e poi La Terza, sentiamo. Ho approcciato bene la gara, e non era assolutamente semplice. Ho fatto adesso i complimenti anche al presidente del Nardò, perché sapevamo di trovare un'ottima squadra che, seppur ha qualche infortunio in questo periodo, però non è mai semplice vincere. Noi l'abbiamo fatto bene perché abbiamo dato continuità e stiamo piano piano crescendo. Questo non vuol dire che noi, io faccio più da pompiere magari, no? Che spengo il fuoco, però siamo contenti, c'è il giusto entusiasmo, perché è importante fare punti, e dobbiamo mantenere questa umiltà, questo lavoro che ho visto da parte di tutta la squadra, anche se c'è qualche errore, comunque di provare a mettere riparo correndo tutti quanti insieme, sacrificandoci tutti quanti insieme. E l'approccio è stato sicuramente positivo, perché abbiamo subito trovato il gol, ne potevamo fare altri, abbiamo trovato il 2-0, peccato per il gol che abbiamo subito, però ci sta che questa squadra comunque continua sempre a giocare, quindi qualsiasi cosa accade durante la partita la squadra gioca, anzi alcune volte è fin troppo generoso, cerca subito la verticalizzazione. Però dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, mantenendo i piedi per terra. L'arbitro si è inventato questo rigore inesistente. Naturalmente eravamo in partita, potevamo pareggiare, stavamo sicuramente creando pressione al Brindisi, poi naturalmente quando l'arbitro si inventa questo tipo di situazioni, già era difficile dall'inizio che ci siamo fatti due gol da soli, poi dopo gli dà anche il rigore, quindi diciamo che per il Brindisi meglio di così non si poteva mettere. Sono troppe le assenze per poter disputare delle gare dignitose, quindi noi ce la mettiamo tutta, non molliamo un centimetro, però poi quando comunque anche gli episodi ti condannano così gravemente diventa tutto più complicato. E allora, tra poco, queste erano le dichiarazioni, ovviamente, come avete sentito, di De Luca e Danucci a fine match. Adesso andiamo ad ascoltare invece le dichiarazioni del tecnico del Taranto, Giuseppe La Terza. Una partita difficilissima, questo lo sapevamo, ne abbiamo parlato tanto in settimana e onestamente la temevo, perché queste sono partite brutte da giocare, ma noi ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo avuto un buon approccio. Forse dopo il gol abbiamo sbagliato con la palla in uscita, dove lì ci siamo complicati un po' la vita e poi abbiamo perso un attimino con la tranquillità e con le distanze che avevamo provato in settimana, anche nelle uscite abbiamo sbagliato qualcosina. Poi ci siamo ricompattati};př (†![││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 
gestione un po' più tranquilla. Abbiamo cambiato proponendoci anche in fase di possesso con un 4-2-4, però questo è un modulo, è un atteggiamento dove bisogna anche sacrificarsi. C'è da fare anche l'altra fase, c'è da accorciare le distanze quando si perde palla, non possiamo rimanere così aperti, e dell'errore che abbiamo fatto in occasione del gol, in occasione della fine del primo tempo, perché non possiamo lasciare tanto campo, le distanze erano troppo lunghe, troppo larghe. Per giocare così ci vuole anche sacrificio, e onestamente nel primo tempo, soprattutto alla fine del primo tempo, questo atteggiamento non mi è piaciuto. Dopo ci siamo ricompattati e abbiamo fatto veramente un buon inizio di secondo tempo, l'atteggiamento era giusto, la voglia era giusta, abbiamo continuato a gestire bene la palla.
e siamo riusciti a vincere questa partita difficilissima. Abbiamo comunque subito due gol su due palle inattive. Credo che prima di quei due gol il Taranto ha tirato massimo due volte in porta. Il Bitonto conquista i primi tre punti della stagione. Una doppietta di Lattanzio su rigore, infatti, regala ai neroverdi il 2-1 su Molfetta. Vediamo gli highlights. Quando William McCram, savio portiere dell'Everton, a fine 800 chiese alla federazione inglese di istituire una punizione diretta in area, intendeva arginare l'irruente veemenza dei suoi compagni, non certo firmare il primissimo scorcio di campionato del Bitonto. Sconfitti di rigore, infatti, con l'Andria e il Taranto, vittoria sempre dal dischetto, doppio, col Molfetta. Ma sarebbe riduttivo parlare di dipendenza dai penalti dei neroverdi, perché la prestazione è stata imperiale, rotonda, convincente. Mister Nicola Ragno sfoggia i suoi gioielli, Petta e Sirri ad erigere la consueta diga alle folate altrui, Capeci direttore d'orchestra e il piccolo grande gladiatore Mariani a battagliargli accanto, e ne acquisto Pozzebonna a giocare di sponda col capitan Lattanzio. Il collega Bartoli replica con Diallo e Romano a presidiare il reparto arretrato, Gogovski a cucire la manovra, la Vopa e Afri a pungere dietro Trigiani e Migiano. Che l'aria sia cambiata lo si avverte subito. Due minuti e gol di Petta annullato per un non meglio identificato acciaccapesta in area. Tre minuti dopo, sponda preziosa di Pozzebonna e botta velleitaria di Mariani. Al quarto d'ora, contrasto dubbio fra la Vopa e Mariani, interpretato da Adelli Carpini di Sernia come fallo in attacco. Al 22esimo ci riprova flebile Mariani, Matucci a branca Serafico impresa. Minuto 28, Capece da destra e inzuccata di Petta di poco alto. Alla mezz'ora Di Cecco pennella per Pozzebon, stoppa e silura al volo, traversa che ancora trema. Nella ripresa medesima solfa, meno di 60 secondi e cross infido di Palmisano con sfera che si adagia sulla rete superiore della porta. È il decimo quando Pinto fa accomodare sul prato l'ex biancorosso su spizzata di Lattanzio. Dagli 11 metri il puntero Bucatucci che pure aveva intuito. Punizione dalla tre quarti di sinistra al 20esimo, cuoio vagante in area nero-verde. Pinto controlla e piazza un mancino velenoso che sbuca fuori da una selva di gambe, batte sul palo e beffa Figliola. Pareggio degli ospiti alla prima occasione. Al 26esimo dialogo geometrico sulla sinistra fra Piarulli e Lattanzio. Sfera al volenteroso Nannola che viene contrato dal muro biancorosso. Alla mezza, lancio morbido e chilometrico di Sirri, magia di Taurino, Nannola si incura in area e Afri lo stende. Ancora penalty e realizzazione in coppia carbone per l'attaccante andriese. A 5 dal termine, giro di lancette di gloria per il trequartista brevilineo. Prima folleggia sulla fascia destra e Tucci in uscita disperata lo scherma. Poi si avvita in una mezza girata artistica, cuoio sul fondo. Infine, in pieno recupero, fiato e battiti del cuore sospesi per una mischia furibonda dinanzi a Figliola. I guantoni del portierino e il fischio dell'arbitro serrano in cassaforte i primi tre punti per il Bitonto. Queste erano le immagini della vittoria del Bitonto sulla Molfetta e adesso invece andiamo a vedere la Fidelis Andria che cede sotto i colpi del Sorrento. Inutile il momentaneo pari di Prinari, i costieri si impongono con il risultato di 2-1. Vediamo. La Fidelis Andria cade a Sorrento, 2-1 il finale dallo Stadio Italia nel girone H di D. I padroni di casa in maglia gialla ottengono la seconda vittoria stagionale targata Camara e Cunzi, cui ha risposto solo in parte Prinari. L'11 di Panarelli va sotto di un gol, poi a rientro dagli spogliatoi riprende il filo lasciato nei primi 45 minuti. L'orgoglio si è visto, le gambe pure, ma non è bastato. Il primo tempo, eccezion fatta per questo colpo di testa di Cristaldi, Scarano alza in angolo e ha senso unico. Il Sorrento è sbarazzino, estroso e divertente. Cunzi inventa il lancio in aria per Liccardi, palla al lato di un amen. Poi insiste e al 25esimo passa in vantaggio. Masullo vince un rimpallo ed apre un'autostrada a Camara che si accentra, prende il tempo a Venturini, a Natrella non accenna nemmeno il tuffo e la squadra di casa è avanti di una rete. Il portiere della Fidelis si tuffa poco dopo quando allontana un cross verso l'area piccola di La Monica col Sorrento galvanizzato dall'impotenza ospite che chiude in avanti, punizione di Mancino, testa di Cunzi, palla sul fondo 1-0 all'intervallo.
La ripresa si apre con l'ennesimo tentativo di Kunsi, che col destro prova a piazzarla, la mira è però imprecisa. Poi prosegue con la Fidelis Andria. Prinari ha la palla buona su calcio da fermo, ma apre troppo il piattone destro. Poi al 72esimo perviene al pari. Sempre Prinari riceve palla in area, controlla con il destro e la piazza con il sinistro sul palo più lontano. Un gran bel gol che vale l'1-1. Il Sorrento ora è meno bello, ma la testa bassa e le gambe sempre in movimento, e al 78esimo ritorna al comando del match, complice un'uscita avventata di Anatrella che fa la frittata e ispira il gol di Kunsi, 2-1. Prinari su calcio da fermo conclude alto, la gara si fa nervosa, ne fanno le spese Maranzino da un lato e Fontana dall'altro, mentre Anatrella ne combina un'altra delle sue, ma il risultato non muta più. Finisce 2-1, il Sorrento è bello e vincente, l'Andria si ferma per la prima volta, un pomeriggio nero e non solo per il colore della maglia. Allora, Presidente Donadei, c'è il Bitonto che ha vinto per la prima volta, invece l'Andria si è fermata per la prima volta dopo 3 giornate. Che campionato ti aspetti da queste 2 compagini? Beh, il Bitonto parte tra le favorite per organico, per la storia recente, insomma, aveva conquistato la C e si accingeva a disputare un campionato di Lega Pro. Quindi sicuramente il Bitonto parte tra le 3-4, diciamo, regine. Sulla carta. L'Andria credo subito dietro, quindi comunque una squadra, una società ambiziosa e vogliosa di fare bene, ma un passettino dietro al Bitonto e alle altre favorite. E chiaramente la vittoria del Bitonto non è una sorpresa, e lo sono state le sconfitte le prime 2 partite di questo campionato. In generale credo che quest'anno il girone H sia ancora più bello, impegnativo, affascinante di quello dell'anno scorso, dove veramente può succedere tutto a tutti ogni domenica, e proprio oggi credo che le partite del Picerno in casa e dell'Audace Cerignola siano proprio la dimostrazione di quanto vado dicendo. E a proposito di Cerignola, no? Cerignola che ancora non ingrana, non va. Probabilmente qualcuno si aspettava alla vigilia qualcosa in più dal Cerignola. Oggi ha perso 0-1 in casa proprio con il Francavilla Insigni, quindi appunto non è effettivamente la squadra vista negli anni scorsi, nelle ultime 2 stagioni, ma in realtà la società lo ha già preannunciato alla vigilia. Insomma, questo deve essere un campionato tranquillo per il Cerignola. Sì, probabilmente sono partiti con, diciamo, meno ambizioni rispetto agli ultimi anni, in cui invece, insomma, le premesse e le promesse sono state ben altre, e ci sono stati anche dei cambiamenti importanti in società. Probabilmente c'è stato un generale ridimensionamento, diciamo, a livello proprio di obiettivi sportivi e non solo. Detto questo, io credo che dopo solo tre giornate di campionato non si possano fare delle valutazioni seriamente definitive. Bisognerà aspettare almeno 4-5 partite altre per poter dire se effettivamente una squadra come il Cerignola poi sia davvero ridimensionata nei programmi e negli obiettivi. E allora andiamo a vedere insieme gli highlights di questo Cerignola Francavilla Insigni. Alla ricerca della prima vittoria stagionale, un Cerignola ancora in assestamento riceve i Lucani del Francavilla Insigni. Prima della gara le 2 formazioni osservano un minuto di silenzio in memoria del tifoso gialloblu Damiano Perchinunno, scomparso lo scorso martedì 6 ottobre all'età di 95 anni. Nonno Damiano resta il tifoso che forse per più anni ha seguito la formazione gialloblu. Nelle sue parole consigli saggi, ma anche la memoria di diversi decenni di storia dell'audace Cerignola. Mister Pazienza si affida alle 2 punte, Leonetti e Tedesco, supportate dal giovane Ascic. Al centro del campo, invece, è confermato il duo Conti-Esposito. E nelle retrovie, al posto di Allegrini, ci sono Acampora e Amoabeng, a fare compagnia a Silletti. Ranko Lazic, invece, opta per un 3-5-2, con Galdian al centro del campo e Noleppi Sanello come terminali offensivi. Al 7° minuto ci prova Esposito, dal limite. 28° minuto replica invece Navas su servizio di Nolè. Scorrono i minuti sul cronometro e si arriva al 43esimo quando Leonetti sfrutta un bel filtrante che però è parato dall'estremo difensore ospite. La prima frazione di gioco si chiude con un colpo di testa parato di Pagano su servizio di Galdian. Si apre con un buon piglio del Cerignola il secondo tempo. Al 3° minuto la tenta Esposito. 3 minuti più tardi Leonetti, ben servito, spara al lato.
ottavo della ripresa ed è tedesco a provarci su tiro da calcio d'angolo. A metà tempo Amoabeng si infortuna, al suo posto c'è Muscatiello. 24esimo e non è calciaforte mandandola fuori di poco. 5 minuti più tardi Pagano capitalizza una punizione di Nicolao e porta in vantaggio gli ospiti. Al 36esimo è Battista a mandarla di poco al lato. Minuto 43 ed è punizione per l'Audace, ancora Battista che tira però sulla barriera. L'arbitro concede ben 6 minuti di recupero e l'Audace prova ad evitare la sconfitta. Al 46esimo Audace Cerignola in rete, ma l'arbitro ha già fischiato prima che l'attaccante calciasse. 2 minuti più tardi è il Francavilla a triangolare e ad insaccarla in fondo al sacco, salvo poi rilevare la bandierina alzata del guardalinea. Ultimo minuto, Pisanello tira sul portiere e si beve il raddoppio per i lucani. Finisce 0-1 per il Francavilla, mentre in casa gialloblu mister Pazienza avrà parecchio da rivedere in settimana. E allora passiamo al campionato di eccellenza, andiamo a vedere intanto i risultati del girone A e il girone B. Ovviamente di questo campionato, di questa Premier League pugliese che quest'anno è stata divisa in due tronconi, diciamo così, ci sono 28 squadre, davvero c'è da divertirsi, da vedere tanto tanto calcio. Allora vediamo un attimino se la regia ha già pronte i nostri risultati del campionato di eccellenza, girone A e poi girone B ovviamente. Allora questo è il girone B. Grottaglie Ginosa 4-1, Castellaneta Deghi 1-1, Otranto Gallipoli è stata rinviata come è noto per un caso di positività di un calciatore, Manduria Racale 0-0, Sava Massafra 2-2, Maglie batte Ugento 1-0, il Martina ha pareggiato a reti inviolate in casa del Matino per 0-0, appunto reti inviolate. La classifica questo torneo ovviamente eccellenza girone B vede in testa il Deghi, il Martina e il Matino insieme al Maglie con 4 punti, Grottaglie Ginosa, Otranto con 3, Gallipoli, Ugento, Racale, Manduria, Sava, Massafra e Castellaneta 1 punto. Allora, Presidente Donadei, che campionato questo di eccellenza con tante squadre, per qualcuno però è leggermente con un livello verso il basso rispetto agli anni precedenti, tu cosa ne pensi? Probabilmente la quantità potrebbe insomma andare a scapito un po' della qualità. Però credo che questo tipo di formula sia stato in qualche modo quasi, insomma, le istituzioni sportive siano state quasi, insomma, costrette per tutte le vicende note, Covid, post-Covid e quant'altro. E quindi bisogna fare le necessità di virtù. Credo anch'io che, diciamo, la qualità sia inferiore rispetto all'eccellenza, diciamo, classica, tradizionale, come è stata strutturata e il format che si è avuto fino all'anno scorso, ma tant'è, insomma, bisogna andare avanti in questo modo. E allora andiamo a vedere insieme al Presidente, ma anche a tutti voi, gli highlights di Mola Barletta, un inaspettato KO quindi da parte della corazzata Barletta, avanti di un gol i biancorossi vengono recuperati e poi superati dal Città di Mola, è finita 2-1. È stata una gara combattuta, quella del Diomede di Bari, tra Città di Mola e Barletta. A spuntarla alla fine sono stati i ragazzi di Zinfollino. Prima vittoria stagionale per i biancocelesti, prima battuta d'arresto al contrario per i biancorossi. Risultato finale 2-1. Grandi firme tra gli effettivi delle due formazioni, a partire dagli attacchi. Se il Barletta presenta lo Iodice e Di Rito, i padroni di casa rispondono con elementi del calibro di Rana e Sguera. Ma a sbloccare il risultato inizialmente in favore dei biancorossi è Boiano. Gran controllo e conclusione al volo per il numero 7 che al 21esimo trafigge Cucumazzo. 5 minuti dopo, al 26esimo, il Mola conquista un calcio di rigore con Sguera e potrebbe cogliere subito il pareggio. Ma Rana, davanti allo vecchio, sbaglia clamorosamente.
Ai ragazzi di Zinfollino le cose vanno decisamente meglio nella ripresa. Al 54esimo Diagne trova l'attimo decisivo in area per scavalcare gli ospiti e trovare l'1-1, mentre al 56esimo il raddoppio è da applausi. Grande sgroppata di Portoghese sulla destra, supera un avversario e mette il pallone nel cuore dell'area di rigore. A gonfiare la rete in questo caso ci pensa Rana, che si riscatta in maniera decisa dopo l'errore del primo tempo. Tra il 69esimo e l'81esimo a nulla servono i due tentativi su punizione di Lojodice, uno degli ultimi a mollare per la ricerca del definitivo pareggio, che non arriva. Finisce così dunque vittoria che per il Mola vale tanto soprattutto per il morale, male la prima per il Barletta. Come abbiamo detto prima, leggendo appunto i risultati di questa giornata, è terminata a reti inviolate il big match tra Matino e Martina. Nel finale i biancazzurri ospiti hanno colpito una traversa, vediamo. La traversa che trema è l'ultimo fotogramma di Matino Martina, con Blazevic che è andato vicinissimo alla rete del vantaggio al minuto 93 dopo una partita intensa e tirata. Al Via del Mare di Matino finisce 0-0 tra i ragazzi di Brana e quelli di Pizzulli. Il tecnico di casa si affida al 4-4-2 con Caruso e Margagliotti dall'altra parte. Il Martina risponde con il solito 4-3-3. Ancora Blazevic e Delgado sono i tre davanti. Passano pochi minuti, esattamente 9 sul cronometro, quando Salto svetta più in alto di tutti e porta il Matino vicino alla rete dell'1-0. Risponde tre minuti più tardi Cristiano Ancora con una conclusione da fuori, ma la palla finisce alla sinistra di Victor Lopez sul fondo. Si va a riposo sullo 0-0. Nella seconda frazione, nella prima parte, non ci sono grandi occasioni da segnalare. Al 28esimo Giambuzzi impensierisce Cocozza su calcio di punizione. Il portierino del Martina è costretto a metterlo in corner. Sul calcio d'angolo conseguente, Tundo va vicinissimo alla rete del vantaggio, ma la palla fa la barba al palo. L'ultima emozione del match, forse quella più importante, è al 93esimo. Ancora cross al centro, Blazevic di esterno anticipa tutti e colpisce in pieno la traversa. Finisce così a reti bianche, con un punto a testa il big match della seconda giornata di eccellenza pugliese. 4 punti in classifica per Martina e Matino, che ora pensano già alla terza di campionato. Ancora un servizio prima di chiudere, andare a commentare brevemente l'ultima domanda al presidente Doradei proprio sull'eccellenza. Andiamo a vedere le immagini del match che è finito 1-1 tra l'Unione Calcio Biceglie e il Corato. Una Unione Calcio solida e determinata, al netto dell'approccio troppo timoroso, blocca sul pari al di Lido l'ambizioso Corato, che viceversa comanda il punteggio per oltre un'ora, fallendo anche un rigore e paga a caro prezzo la sbavatura difensiva nel cuore della ripresa, a seguito della quale il sedicenne Petrignani firma l'1-1 finale. Formazione al gran completo per i neroverdi di Scaringella, con Pignataro e Cotello principali riferimenti in avanti, mentre il tecnico azzurro Rumma, già orfano del lungo degente Lorusso, deve rinunciare anche all'altro attaccante Amoroso, infortunatosi nella rifinitura del sabato. L'abbrivio è di chiara marca coratina. Al sesto Di Bari respinge in modo non impeccabile il tiro di Daiello e sulla sfera si avventa Cotello, che insacca da distanza ravvicinata. Ospiti ancora intraprendenti, e dal decimo Vice Domini ci prova su calcio franco, indirizzando la traiettoria oltre la traversa. L'Unione Calcio si desta dall'iniziale torpore e dal 26esimo crea scompiglio in area avversaria con un corner di Cicerello che Daiello allontana di testa dopo l'uscita imperfetta di Addario. Al 34esimo tocca a Di Giorgio evitare il raddoppio del Corato con un salvataggio provvidenziale sulla linea sul tiro a botta sicura di Rescio. Quindi sugli sviluppi del successivo angolo Petitti non inquadra lo specchio di un'inezia. Corre il 36esimo quando l'insidioso tiro cross di Cicerello costringe l'estremo neroverde a smanacciare il pallone oltre la traversa, mentre un minuto più tardi Di Bari si oppone distinto alla fulminea girata di Petitti. Al tramonto della prima frazione l'11 di Scaringella potrebbe raddoppiare, Rescio finisce a terra e Lovascio, tra le proteste dei bicegliesi, indica il dischetto, ma l'esecuzione dello specialista Pignataro è neutralizzata dalla prodezza di Andrea Di Bari. La ripresa è inaugurata dalla chance di Compierchio, il cui pallonetto dal limite al sesto minuto su assist di Zinetti finisce sulla traversa. Tre minuti più tardi il destro di Pignataro sul fronte opposto risulta fuori misura. I padroni di casa non demordono ed al 24esimo ripristinano l'equilibrio con il giovanissimo Felice Petrignani, classe 2004, lesto a sfruttare con una rapinosa correzione la grave topica in area coratina tra Dario ed un proprio compagno.
Scaringella prova ad irrobustire la pressione offensiva con gli innesti di Quarta e Agudirin, ma nell'ultimo quarto di gara il Corato non trova più lo smalto per inseguire i tre punti e l'unica opportunità capita a tempo scaduto sui piedi di Quarta, il cui piazzato dai 20 metri non c'entra lo specchio. Questo era l'ultimo servizio del nostro Tutto Calcio Puglia di questa sera. Intanto vi ricordo che l'unica brindisina del girone A di eccellenza, lo Stunio, oggi ha perso 1-0 tra le mura amiche dello stadio La Veneziana con il Real City, servizio che vi proporremo domani nel TG Sport delle 15. Presidente Donadei, prima di salutarti ti chiedo la tua favorita nel girone A e quella nel girone B di eccellenza. Beh, una soltanto, beh, Barletta direi sicuramente è... ce n'è più di una, c'è diciamo, un po' di squadre, c'è la Deghi, c'è l'Otranto, c'è il Matino, insomma, che partono comunque bene, quindi una soltanto Lugento, una buona squadra, anche se oggi non ha fatto benissimo, insomma ce n'è più di una. Va bene, ci divertiremo anche quest'anno nel campionato guardando e facendovi vedere le gare di eccellenza. Grazie al presidente del Nardò, Salvatore Donadei, che è stato con noi, abbiamo commentato tutte gli highlights a nostra disposizione questa sera. Grazie ancora come sempre per la tua disponibilità, presidente. Grazie a te, grazie a voi, buon lavoro e complimenti sempre per lo spazio che date al calcio dilettantistico, serie D eccellenza. E insomma questo è veramente meritorio e fa tanto bene al movimento, che avrebbe bisogno anche di altre attenzioni. Grazie ancora, un abbraccio e a presto. Ringraziamo Salvatore Donadei, presidente del Nardò, per essere stato il nostro ospite, e intanto vi ricordo che subito dopo la pubblicità andrà in onda la differita del match tra Juve Stabia e Virtus Francavilla. Vi riepilogo, davvero rubo 30 secondi alla regia che adesso ovviamente mi lincia, ma devo ricordare quali sono i diritti che il gruppo editoriale distante ha acquisito tra Serie C e Serie D fino a questo momento. Bene, il nostro gruppo editoriale ha acquisito i diritti del Bari, del quale trasmetteremo 5 gare in diretta, oltre a tutte le differite in casa e fuori ovviamente, e come sempre Studio Stadio e l'informazione quotidiana. Idem per la Virtus Francavilla, 5 gare, saranno 5 gare lontano dalle mura amiche, anche qui le differite, tra poco vi abbiamo detto ci sarà appunto Juve Stabia Virtus Francavilla. E come sempre Studio Stadio e tutto ciò che c'è da acquisire. Siamo gli esclusivisti invece in Serie D per quanto concerne il Taranto FC, in attesa di una risposta da parte del Brindisi, a cui la nostra emittente invece ha fatto una proposta chiara per seguire anche in questo caso il Brindisi. Bene, vi faremo sapere di questo nelle prossime ore. È davvero tutto, grazie per l'attenzione e non cambiate canale perché c'è ancora calcio, c'è Juve Stabia, Virtus Francavilla.